sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, let the light shine through. If I believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Amici al cuore tassellato, Motocross My Passion vi dà il benvenuto alla Supercross Cup 2019 con l'organizzazione dei Grandi Fratelli Pellegrini. Ci saranno tante interviste, siamo in attesa che arrivi anche Antonio Cairoli per scambiare due chiacchiere con lui. Ci sono 45 gradi all'ombra e ci vediamo dopo se non mi sciolgo. Sempre un piacere essere in compagnia del grande Alex Salvini. Ciao Alex. Ciao, piacere mio direi, un saluto a tutti. Prima domanda, come sta andando la riabilitazione, visto che purtroppo c'è stata un'altra subluessazione appunto alla spalla, dopo aver fatto una Valli Bergamasche da sogno? Sì, diciamo non è proprio una subluessazione, è stata proprio una lussazione intera come in Grecia. Purtroppo all'ultima gara degli assoluti d'Italia, all'ultimo giro, all'uscita della speciale, sono scivolato, ma proprio all'ultima curva, e ho messo giù un po' male il braccio, mi è riuscita la spalla, ci è voluto ancora 3 ore per rimetterla dentro, e quindi ho aggravato ulteriormente la situazione, che non era già delle migliori dopo la Grecia e soprattutto dopo la Valli, che è stata durissima, ma con un finale direi più che dolce per me. È stata sicuramente una Valli che difficilmente dimenticherò. Assolutamente, anche perché diciamo che la Valli Bergamasche nell'ambito del campionato del mondo è una gara unica in tutti i sensi. Tantissimo pubblico, percorso durissimo ma bellissimo, e in più la voglia di far bene oltre al dolore. La Valli è la Valli, non difficile spiegare, è un po' dove è nato l'enduro, quindi il tempio dell'enduro mondiale, direi non solo italiano, e in Italia ancora di più perché c'è la passione radicata lì. E allora c'è tradizione, e tradizionalmente quella gara è molto dura, e quest'anno non ha deluso le aspettative, perché è stata veramente durissima. Per me è ancora più dura perché comunque le condizioni non erano delle migliori. Venivo dalla settimana precedente dove mi ero lussato proprio la spalla in Grecia. Mi presentavo comunque da leader del mondiale, quindi con la voglia di fare bene, ma con tanto dolore. Quindi sabato purtroppo la pioggia mi ha ulteriormente reso la vita più difficile, perché comunque guidare senza forza su un fondo viscido è ancora più difficile. E non sono riuscito ad andare oltre la quarta posizione, che mi è dispiaciuto davvero. Sarà una conquista. Sì, mi è dispiaciuto però davvero tanto non essere salito sul podio davanti al pubblico di casa, e onestamente per il giorno dopo la vedevo davvero brutta.
Tant'è che Franco Acerbi si è venuto a chiedermi come stavo, ho detto guarda Franco, non so neanche se finisco domani. Poi in realtà il giorno dopo, guarda, fuori da ogni aspettativa, ho vinto una delle mie più belle gare di sempre con quasi un minuto di vantaggio sul secondo assoluto, quindi una roba incredibile, e fatta alle valli in quella condizione per me è stata forse la vittoria più bella della mia carriera. Da alieno proprio, complimenti ancora. Per quanto riguarda la moto, adesso chiaramente ci sarà un periodo appunto di riabilitazione per tornare in forma al 100%. La moto ha raggiunto un buono sviluppo, sì. E ti sei trovato da subito praticamente a casa. Sì, è stato un ritorno al vecchio amore. Con Honda ho avuto grandi successi in passato, ho vinto il mio primo mondiale e ho fatto due volte secondo, ho vinto tante giornate, e quando sono tornato su ho comunque trovato quel carattere di Honda, no? Poi è ovvio che al nostro livello c'è bisogno di un periodo di adattamento, ma soprattutto più di adattamento, di sviluppo per portare la moto alle mie esigenze. E abbiamo lavorato tanto e adesso sono davvero contento e penso di aver ottenuto un ottimo livello di moto. Qui ho portato la moto perché comunque ho mantenuto la livrea della Valle Bergamasca, perché qui siamo vicini a Bergamo e quindi ci tenevo a rispolverare questa grafica per la presentazione della serata. Numero 9 è un numero magico, per cui noi lo sai benissimo che ti seguiamo con grande passione e grande tifo, perché sei un vero guerriero, non molli mai, è quello che ci piace, è quello che molti giovani dovrebbero imparare. Ma sai, molti giovani dovrebbero imparare, è difficile da dirsi. Io l'unica cosa che posso dire è che mi sento orgoglioso di quando la gente mi dice che sono un modello per loro. Quindi più che diciamo essere, sì, sono un pilota tenace, però più che altro io ho avuto degli idoli quando ero bambino, e essere e avere la possibilità di essere un idolo per un bambino è una cosa bellissima, e allora potergli dare dimostrazione che tenendo duro si può arrivare a grandi risultati, secondo me è la cosa principale per dargli una buona istruzione. Quindi più che essere contento di... Sì, ovviamente sono contento di quello che faccio, perché comunque è il mio lavoro, è la mia passione, e gli obiettivi principali sicuramente il mondiale, però poter dare il buon esempio alle giovani promesse è qualcosa di grandioso che mi rende orgoglioso. Bene Alex, noi ti ringraziamo, adesso andiamoci a godere la Supercross Cup dei fratelli Pellegrini, alla prossima. Alla grande, adesso finalmente quest'anno riesco a godermi il Supercross Cup, perché con Angelo e Luca siamo amici fin da bambini e ho sempre avuto weekend concomitanti, non sono mai riuscito ad essere presente. Quest'anno non potevo mancare perché ero libero, anche con una spalla infortunata non sono voluto mancare. Seguite Motocross My Passion, perché è bellissimo da vedere, è pieno di appassionatissimi, e per chi gli piace la moto è veramente il massimo. Ciao ciao a tutti. Un altro grande pilota, Nicolas Lapucci. Ciao Nicolas. Ciao a tutti. Ti viene da ridere perché ti aspettavi qualcosa di strano. Sì, di solito c'è sempre la presa in giro. No, lo sai che è sempre in modo amicale. Come sta andando? Come ti trovi su questa pista da Supercross? E come sta andando l'allenamento per il mondiale? Sta andando tutto bene, oggi sono appena finite le qualifiche, ho fatto il primo tempo, avevano annaffiato un po' troppo, però cioè, comunque ho avuto un bel ritmo, le whoops sono toste, il livello è alto, quindi ci divertiamo. Invece per la preparazione mondiale sta andando tutto bene, ho il team bene, moto bene, e a breve partiremo per il Belgio per andare a allenarci prima di Lommel, che sarà la prossima in calendario. C'è qualche novità per quanto riguarda la moto, qualche particolare in più? State provando qualcosa che ti possa permettere ancora di più di essere competitivo? Sì, proviamo sempre, non stravolgiamo mai la moto, proviamo sempre qualcosa di meglio, magari a mettere a posto le sospensioni o non tanta roba, anche perché quando hai trovato la quadra giusta nella moto, se cambi troppo dopo non ci capisci più niente. È sempre il polso destro che fa la differenza. Esatto, esatto. Tu hai dimostrato
anche in epoca passata di essere velocissimo, ti vogliamo un pochettino più avanti, anzi molto più avanti, perché lo so che puoi fare molto ma molto bene. Sì, sì, sicuramente, le ultime gare sono andate bene, continuiamo in quel modo, cerchiamo di partire davanti e di divertirci sempre. Bene, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a tutti. Grazie a My Passion che sta pubblicando tutto, è sempre qui, è un piacere di vedere loro e con loro, loro pubblicità sulle gare, tutte le cose che coprono, e ci vuole più gente così. Aldo Winkler, ciao Aldo. Ciao, ciao a tutti. Cioè, ormai ci troviamo spessissimo e in più in questo momento con la Supercross Cup e dei fratelli Pellegrini siamo sempre presenti perché se lo meritano, grande evento. Ma sai, i Pellegrini, sia Luca che Angelo, ovviamente Angelo come corridore e Luca come organizzatore, ci mettono tutta l'anima per fare questo evento che è sicuramente più bello in Italia di Supercross, e quindi questo... Poi si danno proprio tanto da fare e ne hanno anche bisogno, quindi è veramente una cosa bella e da seguire. Bene, noi ci siamo visti a Legnano, c'era una volta la Parigi-Dakar, manifestazione bellissima, abbiamo parlato del rally raid più famoso al mondo, tu sei stato uno dei protagonisti. È stato bellissimo vedere tutti i campioni, da Ciro De Petri a Claudio Terruzzi a Findanno e tantissimi altri. Grande emozione. Sì, beh, loro più o meno ogni tanto li vedo, mentre quello che mi ha emozionato tanto è vedere anche le moto, perché sì, C'erano tutte le moto ed era abbastanza emozionante vederle, sembrava di essere la partenza di qualche anno fa, parecchi anni fa, sì. Però molto bella e così. Poi è sempre un bel ricordo perché con tutti questi tutti amici abbiamo condiviso anche tante cose, chi era in classifica in punti diversi, però alla sera, bivacco, anche durante la pista ci si incontrava, ci si parlava, ci faceva i più bravi perché loro si perdevano e magari noi arrivavamo e cercavamo di capire dove andare, mentre però abbiamo condiviso sempre tante belle cose. Vedo che ti stai allenando ancora tantissimo, occhio che ti tengo proprio sotto il mirino. Speriamo di incontrarci su qualche pista e fare qualche salto insieme. Ma sai, la moto è sempre stata la mia passione della vita, quindi continuo ad andarci, è chiaro, non più come prima, poi c'è il lavoro che ovviamente è molto più impegnativo, quindi non è così facile andare con quella regolarità giusta, però mi piace essere poliedrico, che adesso faccio un po' di motocross, un po' di enduro e faccio anche le cose con Bruno, queste cose molto cavalcate con le moto pesanti, è bello. Vedo che fai parapendio, ti butti col paracadute, vai in canoa, insomma sei a 360 gradi nel mondo dello sport, da sempre. Beh, parapendio non è proprio la mia passione, però c'era un mio amico che lo faceva e faceva il doppio, allora ho detto vai, vieni con me, vabbè, vengo, mi cagavo sotto, però l'ho fatto. E più testi anche tutto il materiale che chiaramente distribuisci. Ah sì, anche la fotografia è una passione, quindi provo le cose, vedo come vanno, soprattutto le cose nuove, belle. Ciao amici appassionati, Davide Guarneri, Honda, sono qua per dirvi di seguire Motocross My Passion. Ciao a tutti! In the sky.
eye, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Northwest Motorsport in compagnia di Bader Mane. Buongiorno, buongiorno. Ciao Bader. Come sta andando, i ragazzi come si stanno comportando qui su questa gara di Supercross? No, sono questi ragazzi che sono venuti giù e sono stranieri. Noi in queste gare abbiamo dato l'assistenza, abbiamo dato una moto e no, sono professionisti, sono tranquilli, hanno provato la pista, provato la moto perché abbiamo dato la moto e adesso sembra sono pronti, sono contenti e per stasera. L'importante è che si divertano. Ecco, importante quello perché devono durare, hanno una gara la prossima settimana dopo, sempre delle gare, perciò di fare cosa fatta bene, tranquillo. Un passo step by step. Ieri ci siamo incontrati, abbiamo scambiato due chiacchiere su quello che sta succedendo un po' nel campionato sia mondiale MXGP MX2 e sia nel campionati americani. Abbiamo parlato di tantissimi infortuni. Purtroppo alcuni senza gravi conseguenze, altri purtroppo meno, dita incrociate per tutti. Tu cosa pensi a riguardo? Sono le piste, sono le moto troppo veloci, ci sono le piste che sono troppo tirate, non ci sono buche, non ci sono salite, discese come era una volta, o è fatto il fatto che lo sport che è così? Sì, è lo sport. È duro, non voglio dire che è pericoloso, però è un sport che vai forte, vai in moto, quando cadi, cadi anche forte. Però secondo me questa cosa è perché la competizione si è alzata. Tu hai 10 pitbull in una gabbia, si fanno male, perché hai visto quando in mondiale tu hai dal primo al sesto, sono tutti lì. Una volta c'era il primo andato, o due piloti forti e vanno. Adesso? Dato che molti nostalgici pensano sempre che una volta era meglio, per l'amor del cielo, le abbiamo vissute tutte. Tu come pilota professionista d'alto livello, e io le ho seguite prima da cadetto, poi da junior, poi da senior. Ma gli incidenti ci sono sempre stati? Sempre stati. Adesso li vedi di più perché c'è più competizione. Dopo ci sono. E la comunicazione. Hai Facebook, hai Instagram, vai subito, si vede l'intervento il giorno dopo, tutti quelli che hanno fatto, no? E perciò molto più pubblicità. Prima volevano dire il segreto, che uno ha fatto male, non dice niente, due settimane dopo si ritorna zompicando, però non si dice niente. Adesso cambiati. E come dicevi tu, l'asticella del motocross si è alzata tantissimo, sono tutti dei pitbull, sono tutti preparatissimi fisicamente, sono seguiti dai dietologi, dai preparatori atletici, si allenano 5-6 volte alla settimana, però il distacco che c'è appunto dai primi 6, dai primi 10 e poi il resto del gruppo è come una volta. Una volta si partiva in 40, ma l'ultimo prendeva comunque 25 secondi al giro. Eh sì, no, non è cambiato. È cambiato, è più profondo adesso, i primi, più profondo perché c'è più professionisti, c'è solo due classi, non hai più i tre classi. E dopo, prima tutti potevano andare, fai tu la licenza, vai lì, 90 piloti, chi qualifica nei primi 40 si corre. E gli altri a casa. Adesso è cambiato tutto il metodo. In un modo buono per il sport perché è molto più professionale, in un altro modo si impedisce un po' perché quello crescente, magari che non hai il supporto, è difficile arrivare. Sì, anche perché i budget necessari per fare un campionato del mondo a questo livello con delle trasferte veramente costosissime e pesanti per il team. Sì, costa molto di più, però adesso un pilota bravo prende molto più press, e le video, la televisione, è tutto in più adesso. Hanno concentrato di proprio far crescere il motocross, che funziona in un certo livello, però è... Non sono sicuro che il motocross è questo. Certo, è vero. È in evoluzione. Ecco, in evoluzione e chissà, in futuro
possiamo come solo sarà? Sapere come sarà. Comunque per me era quello anche l'anno quando c'era Villapoto, sì, De Sale, Cairolo, c'era ogni gara poteva vincere 6-7 piloti diversi. E lì successo 3 hanno fatto male, perché hai troppa pressione anche da parte degli sponsor, dai team e dalle case. Sono tutti tirati e qualcosa cede dopo. Sì. Parliamo di qualcosa di più leggero. Aspettiamo, io è da tempo che sto aspettando un invito per andare a pesca con Alex Zanni. Zanni, Canoccia, team Canoccia. È molto bravo, molto bravo. Lui ama la pesca. Vieni con noi, perché adesso stiamo nella pesca con il nostro sponsor, l'AB1. Ha inventato una nuova canna e ha brevettato mondiale una cosa. Dei pescatori che guardano adesso dicono: perché non è mai stata una cosa del genere? Anche perché AB1 fa delle canne da pesca veramente personalizzate per ogni esigenza, sono uniche nella loro produzione. Io vi seguo, lo sai che io metto mi piace, ma Alex purtroppo ci ha messo in fondo alla classifica, per cui stiamo aspettando l'invito. Ecco, dai, Alex, facciamo uno speciale pesca. Ecco, uno speciale pesca, andiamo fuori. Sono andato io una volta, ero lì sulla barca, ha preso un tonno di 70 kg, così hanno tirato dentro. Però hanno proprio i prodotti, perché vengono dal mondo del motocross, competizione, e lui ha cercato sempre di fare una canna di competizione. Ciao a tutti gli appassionati di motocross, seguite la pagina Motocross My Passion. Davide Guarneri, ben ritrovato. Davide, so che il periodo non è uno dei migliori, c'è un ritardo nel recupero. Prima di tutto ciao. Ciao a tutti, ciao. Sì, purtroppo la mia stagione è stata un po' compromessa, come magari qualcuno sa già. Da un problema alla schiena, quando ero secondo al mondiale, adesso sono scivolato in quarta posizione perché ho dovuto saltare la gara di casa per giunta, e me la sto prendendo, non dico con calma, ma con le dovute cautele, perché fortunatamente, nella sfortuna, sfortunatamente adesso ho 2 mesi di pausa, quindi fisioterapia, sto già facendo allenamento, qualche assaggino di moto, ma ancora diciamo a livello, sì, per divertimento, e un po' più lunga del previsto, però spero di arrivare a settembre, quando iniziano le competizioni, in forma come quando ho lasciato, che stavo andando bene. Sì, anche perché noi tutti, soprattutto io, che lo sai che ho un debole per te, come ce l'ho per Alex, per Thomas, e così la nostra squadra italiana è fortissimi, proprio come diceva Checco Zalone. Ci aspettavamo la Valli per una grande prestazione e purtroppo è successo quello che è successo. Siamo sicuri che tu reagirai nel migliore dei modi. Ti aspettiamo al più presto, Davide. Speriamo, guarda, anch'io mi aspettavo alla Valli, perché sarebbe stata la mia prima Valli, giustamente, però ormai è andata così. Adesso pensiamo a recuperare bene, a fare le ultime gare bene, e poi aspettiamo magari una convocazione ancora da 6 giorni, che sono sempre orgoglioso di esserci se è possibile, e difendere i colori della nostra nazionale. Come hai detto te, la squadra è forte, sarà forte in qualsiasi caso, perché siamo 5-6 piloti veramente di livello. Guarda, spero davvero di arrivare in forma, di fare le gare in forma, di essere convocato e di andare bello in forma, come ho appena detto, alla 6 giorni. Noi siamo sicuri, sei un altro guerriero della squadra italiana, per cui ti aspettiamo al via della prova di mondiale. Ciao amici del motocross, andate tutti a seguire Motocross My Passion, che trovate anche sulla pagina Facebook. Ciao. Motocross My Passion. Sì. Motocross My Passion. Con lui. Ciao Egidio, sono con Egidio Motta.
grande capo di Honda Red Moto, benvenuto qua alla Supercross Cup 2019 dei fratelli Pellegrini. Grazie, sono contento di essere qua. Angelo mi ha invitato, ha detto vieni a vedere questa, diciamo, gara che facciamo noi qua, molto spettacolare, vieni giù, sono corso giù. Angelo poi, insomma, Brescia, Angelo, merita, Motobalbo, Cacci, Motocross My Pace. Motocross My Pace, siamo qua tutti, dai, siamo qua tutti. Mancate solo voi che siete a casa, perché a questo punto, se lo vedete, vuol dire che siete a casa. Sì. Ci hai fatto un regalo, ci hai portato le nuove 2020, 4,50 e 2,50. Io di solito quando mi invitano porto sempre qualcosa, o porto una bottiglia di vino, o una bottiglia di spumante. Salame niente. Anche salamini. Oggi abbiamo portato le moto in anteprima europea, perché non ce le ha nessuno, è fatto arrivare Honda Giappone, è arrivata giovedì via aerea dal Giappone ed è qua la 250, cambiata in tantissimi particolari. Quest'anno contiamo molto sul 250. E la Honda 4,5 col traction control e tutte le novità. E siamo in consegna già con i 4,5 e con i 2,5 subito da inizio settembre ci siamo. Noi a brevissimo faremo la prova e il test da mandare in onda televisivamente su tutti i social, non dico quando. E cosa dire, Gidio? Avanti tutta e un pensiero al mercato 2019-2020. Il pensiero è che quest'anno mi dedicherò di più al motocross, seguo di più la parte motocross, vengo direttamente, quindi Motocross My Passion lo usiamo come punto di riferimento per questa, diciamo, mio seguito maggiore. Voglio seguire più motocross perché è molto divertente, l'enduro va bene, divertimenti belli. Siamo con Salvini, siamo in tempo, grande soddisfazione con Salvini, col team Boffelli, con Oldrati, anche gli altri piloti, tutti bravissimi, si stanno da fare tutti. Però nel 2019-2020 mi dedicherò al motocross, ve lo prometto. Bene. Abbiamo 250 che veramente l'ho provato io questo qua. Sei il solito fortunato. E posso dire che l'ho pelata io, e quindi la gomma pelata dietro l'ho pelata io, e ti dico che salterò su anch'io e non mi iscrivo alla palestra ma girerò con la moto, ok? Bene. Però il consumo della gomma lo vedo da asfalto. Solo centrale, solo asfalto. Per il momento solo asfalto. Dai, ti aspettiamo anche in pista per fare due salti insieme, due risate e soprattutto parlare del grande effort che mette Honda nella produzione di queste fantastiche moto. Tu lo sai che uso Honda da tantissimi anni. Lo so che sei Honda dipendente e tutto bene. Ti dico che c'è Geyser che sta facendo vedere quanto Honda vada bene, quindi noi dobbiamo seguire l'Honda a sto punto, investire tanto sul motocross e seguire e far vedere e riempire i paddock di rosso e tutti i belli rossi. Ciao ragazzi, sono Pappo di WIP, seguite Motocross My Passion sui canali Facebook e in TV. Un saluto. Antonio Cairoli, ben ritrovato su Motocross My Passion, qua la Supercross Cup dei fratelli Pellegrini. Ciao Antonio. Ciao a tutti, sì, siamo purtroppo, tra virgolette, siamo qua perché siamo infortunati, però è sempre un piacere partecipare a questo evento, dare un contributo, insomma, a questa gara. Preferivamo vederti anche al via delle prossime gare, ma non fa niente, noi ti aspettiamo sempre con grande passione perché sei un grande, non ci voleva, però sono cose che capitano. Sì, non ci voleva, però il motocross anche questo, purtroppo stavamo facendo una stagione abbastanza buona fino alla Russia, dove poi la caduta del sabato ho rotto già un tendine dei due che poi ho lesionato anche in Lettonia con la fuoriuscita della spalla, quindi purtroppo cose che capitano, ma cercheremo di recuperare il più presto possibile. Quello sicuro, anche perché ci hai dimostrato più di una volta di rialzarti dopo dei piccoli inciampi. Ti volevo fare anche un'altra domanda.
sono stati errori, è stata la pista trattata in modo particolare? Lo so che sono domande un pochettino col peperoncino dietro. Tu come l'hai vista? È solo un incidente di percorso sono stati? Beh, ovviamente la Russia è una pista che andava preparata secondo me un pelino meglio, perché era una pista molto veloce, troppo veloce, una media sul giro così alta con delle moto come quelle che abbiamo adesso, che vanno veramente fortissimo e ti permettono di fare cose stratosferiche. Un minimo errore lo paghi caro e lo si è visto in quella gara, tantissimi, tantissimi infortuni, però ovviamente l'organizzatore fa sempre, cerca di fare sempre il meglio. Ovviamente anche in Russia era un paese un po' strano, insomma, non tanto dedicato al motocross, quindi ovviamente anche la preparazione delle piste è un po' così. Ma speriamo che cambi qualcosa riguardo questo problema che c'è appunto nel mondiale motocross. Sicuramente ti vedremo al via per il 2020, ma inizierai già molto prima, penso, gli allenamenti per essere pronto per la nuova stagione. Sì, sicuramente appena sarò in grado di avere ok dal dottore, insomma, di tornare in sella, inizieremo subito per la preparazione. Ovviamente penso sarà a fine ottobre comunque, quindi cercheremo di tornare in sella fine ottobre, poi vedremo, ecco, come impostare la preparazione, perché il campionato è veramente lungo e quindi bisogna stare attenti anche su come impostare la preparazione, perché partire troppo presto non è sempre la cosa migliore. Anche perché il 2-2-2 manca nel mondiale motocross, per cui noi ti aspettiamo più forte di prima, siamo sicuri, noi di Motocross My Passion ci siamo, ti seguiamo, un in bocca al lupo e congratulazioni poi a te e a Gil appunto per il prossimo. Grazie, crepi il lupo, noi cercheremo di essere pronti in tutti i campi. Ciao ragazzi, sono Alex Salvini e non smettete di seguire Motocross My Passion. Ciao! Supercross Cup 2019, grande lavoro, la gente sta arrivando in massa, per cui grande spettacolo, abbiamo visto tantissimi piloti, grande lavoro, complimenti ancora Luca. Sì, ci siamo, oramai partito il vento, sta andando benissimo, sono contento. Quanto pubblico potete aspettare? Ci aspettiamo di fare più di 5.000 persone, intorno alle 6.000. Per cui grande avvenimento in Brescia, il motocross arriva dappertutto, abbiamo visto tantissime famiglie, uno spettacolo bellissimo. Grazie Adriano. Buon lavoro. Ciao ragazzi e a tutti gli amici appassionati di motocross, seguite Motocross My Passion. E dopo Luca, Angelo, grande manifestazione, complimenti ancora, io ho seguito tutti i preparativi, siete stati dei grandi. È sempre dura, è sempre durissima, i giorni prima, il giorno stesso,
però è una soddisfazione vedere tutta questa gente, questi piloti, questi ospiti, siamo davvero soddisfatti di tutto. Assolutamente sì, anche perché abbiamo visto tantissime famiglie che vengono qua con i propri bambini, per cui il motocross a Brescia ci vuole. Il motocross ci vuole ovunque. Va bene, intanto buon lavoro, adesso partono un po' di gare. Grazie mille. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao amici appassionati, Davide Guarneri, Onda, sono qua per dirvi di seguire Motocross My Passion. Ciao a tutti. Samuele Bernardini, grande Samu. Ciao a tutti. Basta. Barzellette, quella dell'uccellino, dai. Non me la ricordo. Ascoltami, come sta andando la preparazione per il mondiale? No, beh, dai, adesso fra la prossima domenica corriamo il mondiale Repubblica Ceca. Vediamo un po', dai, diciamo dall'ultima gara di campionato italiano ci sono state 2-3 settimane per allenarci un po' meglio e vediamo un po'. Bene, noi ti vogliamo vedere con la solita grinta, vogliamo rivedere il cinghialone che sei. Ci proviamo, quando entriamo in pista ci proviamo a dare il 110%, poi vediamo quello che esce. Va bene, adesso andiamo a goderci le gare. Sì, dai, Luca e Angelo hanno fatto veramente un bel lavoro, è la prima volta che vengo, ma complimenti. Sì. Ciao amici del motocross, andate tutti a seguire Motocross My Passion che trovate anche sulla pagina Facebook. Ciao. Cristian Toselli, motobase con la moto di Angelo Pellegrini. Hai lavorato tantissimo, ti ho lasciato tranquillo per tutto il tempo, adesso siete pronti? Sì, adesso siamo pronti, abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico dovuto a una caduta di qualche tempo fa e la moto adesso è pronta, il pilota è in forma, adesso vediamo nelle manche come andiamo, cominciando dalla Super Pole, di prendere un po' di feeling col tracciato, le whoops, e siamo fiduciosi, sarà una bella battaglia fino all'ultimo. Grande lavoro da parte di Motobase sulla moto di Angelo, che è un 450 2020 se non sbaglio, già 2019 con alcuni accorgimenti ufficiali però. Sì, abbiamo dei particolari ufficiali a partire dalle sospensioni, con degli accorgimenti a livello di solito di marmita e centralina, con delle ruote un po' special. Cerchiamo di mettere in condizione il pilota nelle condizioni migliori per poter competere. Bene, avanti tutta, bravo Cristian. Grazie, bocca al lupo.
ragazzi, è un anno che si lavora per l'edizione 2019 insieme a Luca, che lo sta seguendo dal palco, è qui per noi, Angelo! Filippo Zonta presenta anche lui il Supercross Cup 2019 qua a Brescia. Come sta andando Filippo? Come stai? Sto meglio, adesso ho cominciato con la riabilitazione della spalla e spero di tornare il più presto possibile in azione. Qua è sempre bello venire perché è uno spettacolo, peccato non essere in pista perché... Dai. Però dai, siamo qua per vedere degli amici e divertirci come sempre. Cerca di recuperare al 100% perché sennò Paolo e Maurizio ti menano. Adesso ci mettiamo al lavoro e cerchiamo di tornare al più presto in pista e tornare a fare quello che siamo capaci di fare. Bene Filippo, avanti tutta e in bocca al lupo. Crepi, grazie, ciao ciao. Allora, se volete sapere novità dovete guardare Motocross My Passion, perché prima di tutti lo dirò a lui, quindi questo è il promo che faccio per Motocross My Passion. Ciao a tutti, grazie e buone impennate a tutti, buon divertimento. Mi raccomando, tutto in sicurezza, perché poi devo vendere tante onde, quindi mi serve che il cliente mi resti, il ricambio. Mi resti per tanti anni, ok? Ciao a tutti, grazie. Della Supercross Cup 2019, siamo all'ultima gara, un evento magnifico, tanto pubblico come potete vedere alle mie spalle, tantissime famiglie, tantissimi bambini, per cui un evento che Brescia ne aveva bisogno. Vi diamo appuntamento sui nostri canali televisivi, sulla nostra pagina web motocrossmypassion.it e su tutti i canali social, per cui Motocross My Passion c'è. Condividete il più possibile. Grazie. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If it's true, baby, won't you let the light shine through? Ben ritrovati in Motocross My Passion, con questa sono qua con un'icona del mondo dell'enduro. Sessimo round della Guida Gheda Portogallo. La tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda manche dell'MXP. 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 2-2-2 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross My Passion. A ninth title for Cairoli, who came home in second.
Max Anstey. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è.